20 milioni di controlli durante il lockdown è il dato che emerge dall'annuale report del Viminale. In calo tutti i crimini violenti. Giovanna Cucea. I controlli nei mesi dell'emergenza Covid, il confinamento che si è anche tradotto in un drastico calo dei reati violenti, le mafie in agguato per approfittare della crisi economica, la ripresa del flusso migratorio dai paesi del Nord Africa, c'è tutto questo nel dossier annuale del Ministero dell'Interno, un bilancio che riflette il momento difficile attraversato dal paese. Capitolo controlli, dall'11 marzo, e cioè da quando il governo ha varato le misure restrittive per tutta l'Italia fino al 31 luglio, più di 20 milioni sono state le persone controllate. 454.933 i denunciati per violazione del divieto degli spostamenti. Il confinamento e la presenza delle forze di polizia hanno fatto calare le voci relative ai reati violenti. Rispetto all'anno scorso, meno omicidi, rapine e soprattutto furti. In leggerissimo calo i femminicidi, anche se aumentano gli allontanamenti disposti dai questori. La lotta contro le mafie. Cresce il numero dei comuni sciolti per infiltrazioni. La criminalità pronta ad approfittare della crisi economica inserendosi nel tessuto sano dell'economia. L'allarme lanciato dallo stesso Viminale nei dati si traduce con le richieste di aiuto presentate al Fondo per le vittime di racket ed usura. Oltre 800 quelle esaminate, più di 11 milioni di euro le somme stanziate. Infine, l'immigrazione. Oltre 21.000 gli arrivi sulle nostre coste l'anno precedente. Erano stati 8.691. Sono in gran parte sbarchi autonomi, piccole imbarcazioni che arrivano fino alle spiagge siciliane. Un flusso migratorio che parte soprattutto dalla Tunisia.